leggo alcuni brani tratti dal libro Nessun porco è signorina, a cura di Di Marcello Dorta. San Francesco amava gli uomini e gli animali, perché siamo tutti figli di Dio. Lui predicava agli uccelli, anche se non sappiamo se loro capivano, ma io penso di sì. Se vedeva una cicala, la predicava, e così con tutte le bestie, che chiamava fratelli e sorelle. Nel libro di lettura abbiamo letto il racconto del lupo di Gubbio. Gubbio era una città del suo tempo. Quando San Francesco morì, le allodole gli ruotavano intorno per portarlo in paradiso. San Francesco è stato il più grande amico degli animali e in paradiso tutti gli uccelli cinguettano per lui.